Se le affermazioni di Daniel Nemes e le immagini che ha realizzato sono reali, ci dobbiamo forse iniziare a preoccupare. Di chi stiamo parlando? Di uno scienziato che ha realizzato una nuova tecnologia, Energy Vision, che a suo dire dovrebbe riuscire a permettere, insomma, di catturare, di realizzare fotografie di esseri che vivono in realtà parallele alla nostra. Vi faccio vedere subito le immagini in questione, alcune delle immagini. Eccole qui. Facciamo una breve analisi, vi dico intanto alcune cose che andremo ad affrontare nel corso del video. Queste immagini per molti sono soltanto delle macchie che grazie alla pareidolia vediamo, le trasformiamo in volti, in demoni, oppure che sono immagini specchiate, che hanno quindi un effetto specchio, dove con metà immagine ne andiamo a costruire una integrale. Vedremo anche questo nel corso del video, perché ho fatto delle piccole analisi e ho ottenuto dei risultati che in parte non mi aspettavo. Per prima cosa è bene chiedersi chi è Daniel Nemes, ed è veramente uno scienziato, ha qualche base di studio alle spalle? Questa è una domanda che bisogna porsi in queste circostanze, non perché se tu non hai studiato, se non sei un ricercatore riconosciuto, non ti devo credere a prescindere, però può aiutare avere un'informazione in più a capire se chi abbiamo davanti sta dicendo una cosa assurda, vera, se ha delle conoscenze proprie, perché comunque anche uno dei primi inventori, non so, Edison, ecco, sappiamo che esiste quello che esiste, la lampadina, eccetera, grazie a Edison, teoricamente, perché anche qua ci sarebbe da affrontare il tema, ma andiamo avanti. Però ecco, se io ti chiedo, ci credi nella lampadina? Mi dici di sì. Se ti chiedo in cosa era diplomato Edison, non lo so che mi rispondi, se sai rispondermi. Bene, chiudiamo questa parentesi Edison, ci torneremo, e parliamo sempre di Daniel Nemes. Ho trovato un riscontro, cioè a Yale sembra uscita una persona che ha studiato lì, se non sbaglio fisica teorica, e ha proprio il nome di Daniel Nemes. Quindi, wow, l'ho trovato. No, il guaio è che non sono riuscito a capire se quella persona uscita da Yale è proprio il nostro Daniel Nemes, quello di Energy Vision. Quindi qui, diciamo, c'è questo nodo ancora da sciogliere. Mettiamo da parte questo fattore e vediamo invece Daniel Nemes chi è, come lo possiamo trovare. C'è un sito? No, troviamo ad esempio l'account Instagram, che è Daniel Nemes 1, e l'account Facebook, che è questo qui. Bene, qualcuno mi dirà, vabbè, ma non sta su Wikipedia, non c'è un sito suo, quindi non vale niente. No, perché chiunque può aprire un sito, chiunque può manomettere anche temporaneamente Wikipedia e inserire dei dati che poi alla fine non sono reali. Ma cosa troviamo a disposizione su questi account? Troviamo fondamentalmente le immagini che ha realizzato e delle dichiarazioni fatte da Daniel Nemes. Molte post sono degli screenshot provenienti da account che a suo dire gli sono stati bloccati dai poteri forti, questo dice lui, che non vogliono si sappia che esistano queste entità. Bene, quindi ho cercato di capire attraverso i suoi post di cosa stiamo parlando. E una cosa, ho fatto una ricerca particolare che mi ha dato un'immagine, mi ha dato delle informazioni che non mi aspettavo. Qualcuno dirà casualità, ma la vediamo tra pochino. Prima di arrivarci parliamo della pareidolia e delle immagini specchiate. La pareidolia, per chi non lo sapesse, è una capacità intrinseca proprio alle basi del nostro cervello, qualcosa che ci portiamo da secoli dietro, che ci aiuta a riconoscere facilmente i volti di familiari e amici. Soltanto che questa pareidolia, in chi magari è un po' più marcata e sviluppata, ci fa riconoscere volti laddove in realtà volti non ce ne sono. Magari vediamo delle macchie e cerchiamo di assoggettarli un pochino a quello che conosciamo, un po' come il viso che è su Marte, che adesso è uscita anche quell'altra cosa, ma ne parlerò magari più avanti. Ora,
Questi visi, questi volti che la pareidolia ci fa vedere, nient'altro sono che macchie. Ad esempio, se vuoi vedere un contenuto, te lo lascio in descrizione, lo trovi sempre sul mio account TikTok, dove ti mostro una signora che, scaldando due pizzette con della carta forno, ha tirato fuori il volto di Gesù e tante altre cose a suo dire. Ora, sì, mi viene un po' da sorridere anche per i commenti che ha scatenato questo contenuto, che ha avuto tantissimo riscontro e lo sta avendo ancora, perché c'è curiosità alla fine. Andiamo avanti e vediamo il discorso delle immagini specchiate. Tra le prime cose che si possono notare è una apparente perfetta simmetria, quindi il lato sinistro è uguale al destro, come se da mezza immagine qualcuno l'avesse duplicata, specchiata e composta in un'unica immagine. Ho fatto una cosa, ho sfruttato l'intelligenza artificiale e le ho chiesto di analizzare per me 4-5 foto che ho preso a campione, queste di Daniel Nemes. Ora, l'intelligenza artificiale, io mi aspettavo trovasse al 100% un fattore, insomma, di duplicazione, di specchiamento, chiamiamolo così, e invece no, su questi 4 campioni che ho fatto analizzare ci sono delle differenze minime in alcuni casi, molto importanti in altri. Certo, ciò non toglie che ad oggi con Photoshop, ma anche con delle app per smartphone, riusciamo a creare immagini simili, soprattutto con l'intelligenza artificiale oggi si fa in un attimo, ma Daniel Nemes lo fa già da un po' di tempo, insomma, di mostrarci questi esseri, che non credo ci sia sotto l'intelligenza artificiale. Potrebbe anche esserci un'ipotesi che non molti valutano, ovvero che magari Daniel Nemes potrebbe aver veramente realizzato queste foto, cioè ci crede veramente, ha fatto degli scatti, magari con dei filtri particolari, ottenendo queste fonti di energia o comunque anche difetti sul sensore della macchina, e che con la pareidolia noi vediamo volti, demoni, eccetera. Certo, ci sono molte immagini che fanno riflettere, tipo questo qui, quest'altro che addirittura ricorda un po' Buddha. Chi lo sa di cosa si può, di cosa si tratta, non è semplice. Io non lo voglio escludere, non posso dire sì, sono vere, sono immagini reali, esiste questo, non lo so. Ci sono gli ultravioletti e gli infrarossi, non possiamo vederli a occhio nudo, gli infrasuoni e gli ultrasuoni, magari anche a livello energetico, vibrazionale, ci sono esseri che non conosciamo, non sappiamo. Certo, c'è un gap, una cosa che è molto importante da comprendere guardando le foto di Daniel Nemes, cioè non le foto sue del profilo, ma le foto ottenute con Energy Vision, che questi esseri, cioè se tu hai fatto una macchina che scatti, no, e catturi questi demoni, ma si mettono tutti perfettamente in posa davanti a te, questa è la cosa un po' strana. Potrebbe anche essere che magari sono un po' egocentrici o percepiscono che tu li stai guardando e si mettono all'imposa e ti dice tiè, guardami. Però mi pare veramente strano di vederli tutti lì dritti, a meno che, perché Daniel Nemes non è che spieghi molto, ma potrebbe anche essere che questi esseri in realtà vivono dentro il corpo di alcune persone e magari lui scatta le foto alle persone, gli chiede di mettersi in posa, escono questi esseri. Questo è un aspetto che potrebbe anche essere realistico e preoccupante, se così fosse. Giustificherebbe però il comportamento di molte persone. Sono possedute. Semplice. Un'altra cosa molto molto curiosa, e questo è il fulcro, la chiave del video secondo me, è questa. Ho preso la foto, l'immagine di profilo di Daniel Nemes, e l'ho messa su Google Lens e è uscito lui, questo volto, che apparentemente qualcuno potrebbe dire vabbè, vista l'attaccatura dei capelli, anche il tipo di capello, l'occhiale, c'è una vaga somiglianza. Però la cosa molto particolare è che questa immagine la troviamo qui su Amazon ed è dell'autore di questo libro,
un libro che non parla direttamente, no, di mostri, di demoni, di universi paralleli, ma parla della teoria delle stringhe, correlata comunque in qualche modo con l'idea che esistano più dimensioni e di conseguenza esseri che vivono su piani dimensionali differenti. È un caso? Non lo so, però mi ha trovato con l'immagine di profilo di Daniel Nemes quest'altro autore e ricercatore. Cioè, poteva uscire chiunque, poteva uscire uno che ha fatto un libro di cucina, un libro su come fare gli insaccati. No, è uscito lui. Cosa ne pensate? Semplice caso? Ora, torniamo un po' a noi e alla concretezza e alla realtà dei fatti. Se, secondo me, se esistesse una tecnologia del genere, Energy Vision, non vedo perché non esporla pubblicamente, cioè non dire, che ne so, fai un tutorial a casa, usa questo filtro, usa questo tipo di sensore, usa questa luce e ottieni queste immagini. Io lo farei perlomeno, e cosa che non escludo farò, adesso sto vagliando varie ipotesi su come ottenere quelle immagini, con a livello energetico sempre intendo, cioè ricostruire quello che ha usato Daniel Nemes per ottenere quelle immagini. Vediamo cosa riuscirò a fare tempo permettendo, prima sto studiando per capire se effettivamente le tecnologie disponibili sono accessibili e fattibili, poi proviamo a fare qualche piccolo esperimento, chissà, magari viene fuori qualcosa oppure niente. Ma la cosa più importante è, tu cosa ne pensi? Qual è la teoria che più ti intriga, che sta dietro queste immagini? Fammelo sapere con un commento. Ciao e al prossimo contenuto.